E questa mattina Ostia si è svegliata sotto la bufera. Guardate quel signore che cammina lì al lato con l'ombrello, non ce la fa a stare in una posizione normale, insomma, quella che prevede l'utilizzo dell'ombrello, perché c'è un vento pazzesco, un vento che ha portato a terra, come vi faccio vedere adesso qui dalle immagini, di tutto. Guardate, ci sono alberi caduti, ci sono delle reti qua che sono ovviamente volate con il vento, ma la preoccupazione più grande la danno proprio gli alberi. Sentite, sotto l'auto ci sono dei detriti di questi platani che sono qui in piazza Sirio. Questa è diciamo una zona dove solitamente ci sono questi alberi che in questo momento della stagione cominciano a impollinare, e quindi il polline non ce l'ha fatta a rimanere attaccato. E guardate a terra, è incredibile, sembra che la strada sia diventata marrone di terra qui adesso, e speriamo che insomma il municipio abbia dei mezzi adeguati per poter provvedere, perché se continua a piovere si allargano le caditoie, questa roba va a finire nei caditoi e si allaga la strada. Ovviamente speriamo che tutto ciò non accada, perché non sembrerebbe un tempo che induce a pensare al fatto della pioggia, piuttosto invece della bufera, del vento vero e proprio, perché c'è dalla parte del mare, soprattutto qui siamo più o meno riparati dai palazzi, ma nella parte diciamo verso mare sta succedendo un po' l'imprevedibile, perché nessuno si aspettava ci fosse un vento così forte, tanto che in particolare proprio nella fascia costiera i circoli velici stanno subendo dei grossi danni, perché le barche letteralmente volano, e purtroppo la solita problematica della mareggiata insiste anche questa volta sugli stabilimenti balneari e sulle strutture, insomma, in genere, sia quelle pubbliche che quelle diciamo gestite privatamente, che stanno subendo dei forti danni. Adesso andiamo a dare un'occhiata, vedete il vento come sferza a terra l'asfalto, ci sono queste pozzanghere, ve ne accorgete da quella velocità lì. E adesso, dicevo, andiamo a vedere cosa succede proprio dentro la fascia costiera, sperando che non ci siano danni. E qui siamo alla Lega Navale Italiana, guardate che cosa è successo sulla spiaggia. Purtroppo le barche, come prima vi avevo già annunciato, sono letteralmente volate. Adesso provo ad affacciarmi un po' più là, anche se c'è vento e magari poi l'audio avrà delle difficoltà, però ecco, questo per darvi l'idea di quello che succede quando il mare decide, quando il vento e gli elementi naturali decidono che è il momento di... Guardate, è incredibile perché li ha spazzati via e ancora continua nella sua forza, perché chiaramente adesso non c'è difesa, è inutile andare lì a raddrizzarli, perché comunque sia qualsiasi tipo di intervento si va a fare è assolutamente inutile, sperando che poi non continui ancora, non prosegua, perché adesso sono riparate da questo muraglione di cabine. Speriamo che appunto si mantengano in quella posizione, sennò poi possono creare danni ad altre strutture. In ogni caso adesso andiamo a vedere più là che cosa succede, ma comunque danni abbastanza ingenti. E qui vedete la solita rete di Piazzetta Belvedere Carosio, che quando c'è il vento, come avevo già detto in altri filmati, purtroppo si sgancia da quello che è il suo sostegno e va a finire, vedete, fortunatamente è rimasta appesa al monumento dell'Ital Cable, però insomma molto pericolosa, perché chiaramente la rete potrebbe arrivare in strada e creare problemi alla circolazione. E lo stesso potrebbe accadere qui siamo alla vecchia Pineta, guardate qua la rete, le famose reti di protezione, quelle che dovrebbero servire a garantire la nostra incolumità, ma che sono davvero pericolose quando sono poste così vicine alla strada. Adesso stiamo andando avanti sul lungomare per vedere se c'è qualcosa di rilevante da mostrarvi, però insomma in questo tratto di strada, al di là del forte vento che vedete sta piegando letteralmente le piante e le palme, ma non mi sembra esserci altro di rilevante. Poi entreremo dentro gli stabilimenti per capire cosa sta succedendo sul mare. E questo è quello che sta invece accadendo sulla parte proprio del mare. Guardate, qui siamo a Maresole, dove c'è una tempesta di sabbia in corso. Non si può uscire per quanta sabbia vola, e il mare però è abbastanza fermo nei suoi confini. È rimasto dietro fortunatamente, ma guardate la sabbia. È incredibile quello che sta succedendo. Anche qui purtroppo
barche rivoltate. Speriamo passi presto perché è una giornata davvero da dimenticare.